Abbiamo fatto una tappa dopo che ne avevamo realizzate a centinaia, ma quella di oggi è una tappa importante, una tappa che ci mette nelle condizioni di poter programmare, di poter continuare a denunciare un qualcosa che a noi non va bene. Non continuiamo con la logica di questi 11 anni. Abbiamo detto oggi vogliamo la verità, perché capiamo l'imprenditore che continua a sfregiarci, ma oltre a sfregiare noi, sfregia i lavoratori, sfregia intere città, ha un comportamento odioso nei confronti dei lavoratori. Perché voi non reagite? Diteci perché non reagite, perché o siete complici oppure non fate il vostro lavoro, oppure avete già deciso qual è il finale. E noi lo vogliamo sapere oggi qual è il finale di questa storia che continua da lunghi anni. E lo abbiamo detto perché noi non condividiamo il fatto che si continua a trattare ancora con questa Mittal. È sbagliato continuare, però dobbiamo dire come la pensiamo. Noi vi abbiamo detto, volete continuare? Continuate, ma sappiate che il risultato è già scritto, nel senso che loro hanno già deciso da anni che quello stabilimento o lo gestiscono loro con i soldi pubblici oppure lo chiuderanno. Taranto, Genova e Novi.